Torno in diretta un attimo perché questo devo farvela vedere. Durante il percorso di allenamento mi capita di passare davanti a questa casa e di trovare un cagnolino disabile, guardate. Ha le rotelline e anche lui ci ricorda che l'inclusività è una cosa importante per tutti. Ecco perché, raccontami in azione, sarà un percorso inclusivo. La proprietaria non ha gradito tanto. Raccontaminazione sarà un percorso parzialmente inclusivo in cui anche noi avremo a seguito due ragazzi con le rotelline. E così come questo cagnolino, noi vogliamo che ci siano tutti gli esseri umani che possano avere la possibilità di vivere un'esperienza insieme ed in condivisione. E per questo ringraziamo l'associazione ANMIC di Parma, ovviamente i due ragazzi disabili che saranno a seguire con noi, quindi Tudor e Matteo, e grazie alla Croce Verde di Noceto con nonno Giovanni, il volontario, che si sono messi a disposizione per aiutarci e sostenerci a realizzare questo percorso anche in modo inclusivo. Ma ve ne parlerò meglio domani, solo che l'occasione non poteva mancare dato il cagnolino con disabilità. Grazie a tutti, di nuovo ciao!